Volete mica una sedia lì? Allora, intanto buonasera a tutti, ci siamo già un po' informalmente salutati, in questa serata, tempaccio eccetera, quindi siamo quasi degli eroi per essere qua, presenti questa sera. Scusa, c'è stato un incidente. Vabbè, il simposio deve essere così che facciamo il simposio. Siamo all'interno del simposio. Il nostro simposio continua, ragazzi. È la prima sera e noi siamo. C'è una sedia. No. Ah, ce l'hai lì? È qua, quindi non vuole tutti a posto. Ok. Dato via il bicchiere. Ci state tutti? No, l'ho messo. Io vi prego, ecco, vi faccio una preghiera, quella di fare domande, di intervenire in qualsiasi momento del nostro dialogo, che spesso è un po' monologo perché sono un po' egocentrica e quindi mi allargo sempre un po' troppo, ma se c'è da parte di qualcuno di voi una domanda, un quesito, non esitate a farlo, in qualsiasi momento della serata, in qualsiasi momento magari durante la lettura, no, ma insomma a termine della lettura, ecco. Direi che il tema scelto per la serata è un tema impegnativo, ho dato questo titolo, libertà e destino, perché il mito di Er un po' racconta quello che Platone immaginava potesse essere una vita in un al di là, e come quindi la vita dell'aldilà potesse avere una ricaduta e comunque potesse avere una risonanza nella vita dell'aldiquà, e quindi che relazione ci fosse tra un ipotetico al di là, un ipotetico al di qua, e soprattutto come si potesse giocare la vita dell'uomo all'interno di un mondo in qualche modo già dato. Quindi il tema era quello di cercare di capire se la nostra vita è una vita data, assegnata, oppure se è una vita che può in qualche modo presupporre la nostra libera scelta, la nostra capacità di agire sulle cose, di reagire alle cose, e quindi in qualche modo di dare forma, noi per primi, alla nostra esistenza. Giusto per introdurre il mito di Er. Il mito di Er conclude un dialogo di Platone che è questo. Ovviamente è, diciamo, potete considerare la metà, perché c'è il testo greco e il testo tradotto a fianco, quindi potete immaginare che il tomo comunque è abbastanza, e infatti è abbastanza spesso. Il mito di Er chiude questo dialogo, che è un dialogo in 10 libri, quindi un dialogo molto corposo, è uno dei più importanti, dei più densi scritti da Platone, non il più corposo, ma uno più spessi. Il titolo originale in greco è Politia, tradotto in italiano Repubblica. Non è una traduzione che vada benissimo per questo termine, perché politia, il termine stesso politia, ha a che fare con un termine che un po' è risuonato nelle nostre serate, cioè il termine polis, e quindi ha a che fare con il governo di una polis, con la vita che può essere
fatta, che può essere in qualche modo ordinata all'interno di una polis. Quindi la traduzione che è stata, come dire, che è stata accettata, che con cui è noto questo dialogo, è la questo termine politia è stato tradotto con repubblica, ma in realtà nel nostro immaginario repubblica vuole dire tutta un'altra cosa. Quando è stato scritto questo dialogo di 10 libri, il dialogo che ha ricevuto, non sono stati scritti tutti insieme, e così come sono stati ordinati non è neanche detto che siano effettivamente stati scritti con questo ordine. Diciamo che è un ordine plausibile, un ordine che i critici ritengono plausibile, ma perché non è stato scritto tutto insieme? Perché ogni libro implica una relazione con gli altri libri, ovviamente. Possiamo dire che ci sono voluti 20 anni per elaborare questo dialogo. Più o meno lo vogliamo datare tra il 390 e il 370 avanti Cristo, quindi all'incirca. In questo ventennio Platone ha elaborato e ha rimaneggiato più volte questo testo, un testo che ha iniziato a circolare tra i suoi allievi. Ma i testi di Platone, che sono dei dialoghi, non circolavano come parola scritta, ferma, immobile, da assumere come insegnamento acriticamente. I testi di Platone circolavano, un po' come stiamo facendo noi, per essere discussi, perché fossero fonte di discussione, perché fossero fonte di dialogo, perché fossero fonte in qualche modo di un pensare critico, quindi un pensare che mettesse in dubbio quello che Platone aveva in qualche modo fermato sulla carta, quindi una parola scritta, ma una parola che doveva in qualche modo continuare a divenire. E che è quello un po' che stiamo facendo noi rispetto a questi testi. Quindi noi li leggiamo, ma in qualche modo cerchiamo di vedere che cosa hanno a che fare con noi. In questo dialogo molto lungo, 10 libri, Platone ci presenta altri miti, e in particolare ho scelto il mito di Er. In questo dialogo c'è anche un altro famosissimo mito, che è il mito della caverna. Nel 7° libro della Repubblica c'è il mito della caverna, che è uno dei più noti. E qualcuno potrebbe dire, beh, se proprio dovevamo parlare di Platone, perché non hai scelto la caverna? Perché in realtà il mito di Er, che chiude questo dialogo, lo implica. Non è la stessa cosa, è una cosa diversa, ma in qualche modo lo implica. E vedremo poi di capire perché. Il mito di Er chiude il 10° libro, che è l'ultimo libro di questo dialogo. È un mito che viene definito un mito escatologico, cioè un mito che in qualche modo ci racconta come può avvenire la salvezza dell'anima. E abbiamo capito che da Socrate in poi dobbiamo parlare di anima, in particolare dobbiamo parlare di psiche, cioè di quel soffio vitale che non è soltanto più un soffio vitale che dà vita, ma diventa anche un'anima razionale, cioè una sorta di coscienza razionale che, Socrate dice, riecheggia nel nostro orecchio, e quando siamo di fronte alle scelte, in qualche modo o ci spinge a scegliere o ci bacchetta rispetto alla scelta fatta. Quindi questa psiche è una psiche che si forma, che ha una forma, che prende forma, e il mito di Er ci racconta dove questa psiche prende forma, in che modo questa psiche sceglie di essere quello che sarà, e come questa psiche poi si troverà a vivere la scelta che ha fatto. È un mito quindi che parla della salvezza dell'anima e di come l'anima possa poi incarnarsi in un corpo, condurre il corpo a vivere la propria vita. Cosa c'entra il mito di Er, che parla dell'anima e di come si reincarna l'anima, con un dialogo che Platone ha intitolato Politia o Politeia e che abbiamo tradotto con Repubblica? Concetto di Repubblica, quindi ci avviciniamo al concetto di Stato,
e il concetto di anima. Col mito di Er parliamo di anima, il titolo parla di stato. Allora, questi sono i due poli. I due poli, lo stato e la psiche. Che secondo Platone sono due poli che hanno qualche cosa in comune, hanno molto in comune. E allora la domanda che Platone si fa, che sta all'inizio di questo dialogo, ha a che fare sia con lo stato che con l'anima individuale di ciascuno di noi. Qual è la domanda che sta a fondamento, quindi l'inizio, di questi 10 libri? 10 libri, quindi non un libro, risponde in un libro, ce ne mette 10 e noi probabilmente potremmo mettercene altri 60, milioni di altri. La domanda che, da cui Platone parte è questa: che cos'è la giustizia? In questo dialogo si affronta il tema di che cos'è la giustizia. Che cosa vedete, no? Che relazione vedete tra Stato, psiche e giustizia? L'organizzazione dello Stato. L'organizzazione di uno Stato. Un comportamento. Come sillogismo, dallo Stato la giustizia arriva ad una etica che congiunge due cose. Che chi ci comanda, se ha anima, ci comanda bene. E quindi domandarsi sulla giustizia, sul concetto generale della giustizia, è farsi la domanda sia sullo stato rispetto alla città in cui vivo, ma anche sull'anima che mi abita. E quindi che cos'è la giustizia diventa la domanda fondamentale da cui partire per cercare di capire che cosa poter sperare in una vita esteriore che inevitabilmente si conduce in una polis e quindi inevitabilmente si conduce in uno stato, e questa vita esteriore, esterna, che noi conduciamo come cittadini di una polis, che cosa ha a che fare con la vita che invece conduciamo come cittadini della nostra polis interiore. Ti potrebbe anche dire scusa. Certo. E che cos'è la giustizia per lo Stato e cos'è giusto per su che? Sì. E quindi la giustizia pubblica ha a che fare con la giustizia privata. In che senso? Nel senso che Platone in particolare non distingueva tanto il cittadino pubblico dal cittadino privato. Il cittadino pubblico, cioè l'individuo, era l'individuo che necessariamente si trovava a vivere in una realtà politica. Perché solo nella realtà politica, cioè nella realtà della polis, il cittadino poteva davvero diventare un individuo inteso come persona, inteso come uomo o donna in relazione con altri uomini e altre donne. Ci sono anche i fattori etici e morali, quindi? Certo, assolutamente. Quindi, nel momento in cui io vivo in una polis, e vivere in una polis significa vivere in relazione con tutti coloro che fanno parte di questa polis, necessariamente la domanda è sull'etica e sulla morale. Se faccio un danno agli altri, in fin dei conti, poi lo faccio un danno anche agli altri. Questa è la domanda quindi fondamentale da cui partire, e piano piano poi ci spieghiamo che cosa ha a che fare il mito di Er come conclusione di questo percorso, che è un percorso dialogico. Quindi immaginate un percorso che va avanti, torna indietro e continuamente, no, rimbalza da una questione ad un'altra, sempre sul tema di che cos'è la giustizia. Quindi come sciogliamo la domanda sul che cos'è la giustizia?
qual è la natura della giustizia, qual è l'essenza della giustizia, come si può essere giusti, come si può davvero praticare la giustizia. E attenzione bene, Platone dirà di Socrate che Socrate non era tanto l'uomo più sapiente, ma quando racconta che Socrate è messo a morte, dice è stato messo a morte l'uomo più giusto. Quindi anche qui una sapienza che comunque si traduce sempre in una azione pratica, in un'azione pratica che poi ha a che fare con la giustizia. Allora potremmo, prima di andarci a leggere il nostro mito, vedere quali sono i poli dialettici entro i quali si muove il dialogo tutto della Repubblica, e in particolare poi la ripresa un po' di tanti temi sviluppati nei 9 libri precedenti che poi in qualche modo si concentrano su questo decimo libro, ok? Allora, tracciando una sorta di quadrato, che è un po' più un rettangolo che un quadrato, possiamo individuare i vertici di questo quadrato, ciò che effettivamente in questo testo così corposo, così denso e così difficile è stato in qualche modo trattato e messo in relazione rispetto anche a quello che stiamo dicendo noi adesso. Allora, innanzitutto abbiamo parlato di etica, abbiamo parlato di politica. E quando diciamo etica ci riferiamo alla psiche, quindi in qualche modo a ciò che ha a che fare con l'anima e quindi la psicologia. Poi abbiamo chiaramente, quando noi parliamo di psiche e di giustizia, come si fa ad essere giusti? Si è giusti rispetto a qualche cosa. Quindi per essere giusti bisogna anche che abbiamo chiare alcune idee, alcuni valori, altrimenti la giustizia diventa un'opinione. Allora, se vogliamo convivere, cioè vivere con gli altri in una polis, cioè in una dimensione pubblica, dobbiamo in qualche modo avere chiari quali sono quelle idee che possono effettivamente fondare la nostra convivenza. E allora chiaramente andiamo a toccare la dimensione dei valori ideali che stanno alla base di un'etica che ha a che fare con un'azione politica. E allora questi valori li andiamo a chiamare, con una parola un po' tecnica, li andiamo a chiamare ontologia. L'ontologia è la determinazione di... L'ontologia è... Sono gli esseri, le idee di riferimento che Platone considera come ciò che davvero è la verità, è la realtà vera, e a cui noi facciamo riferimento per tutto quello che è la nostra azione concreta. Okay? Questo ovviamente per superare, l'abbiamo detto un po' nelle altre sere, per superare quella dimensione sofistica per cui va tutto bene, tutte le idee stanno sullo stesso piano e tutto sommato se tu la pensi in un modo e io la penso in un altro, tu fai come credi e io faccio come credo. Però secondo Platone e secondo Socrate e coloro che hanno che sono contrari ai sofisti, nel senso di questo relativismo estremo, per avere una convivenza giusta bisogna cercare di metterci d'accordo su quelli che sono i valori riconosciuti. Allora, questi valori Platone le chiamava le idee, quelle idee che davvero sono il modello in qualche modo a cui noi ci rifacciamo ogni volta che agiamo, ogni volta che prendiamo una decisione, ogni volta che ci troviamo a fare qualche cosa. Noi abbiamo un'idea, quelle idee lui li definisce come la sfera ontologica, cioè la sfera degli esseri, degli enti, che è la sfera della verità, la sfera della realtà vera. Infatti per Platone il mondo nel quale viviamo era l'apparire, era una realtà apparente, era una sorta di copia, di brutta copia
di quello che era il mondo vero, che invece era proprio l'idea, l'idea, cioè ciò che è vero e che non muta. Quindi l'idea di bianco non muta mai, l'idea di giustizia non muta. Poi ci sono cose giuste e cose meno giuste. Ecco, quindi questo concetto di giustizia è l'idea di giustizia. Sì. Perché la giustizia come la consideriamo noi è facile. Legge, certo, è il problema di assolutamente mentre qui è un'altra cosa. Questa è l'idea di giustizia, certo. Che cos'è la giustizia? È l'universale, l'universale, quindi è proprio l'assoluto. L'assoluto, infatti, Platone pensava proprio a questa idea di giustizia che in qualche modo potesse fondare tutte le azioni giuste, e tutte le azioni possono essere più o meno giuste. Comunque deriva sempre da opinioni. Sì. È un'idea come sia, come pensavo che una cosa simile, formata da persone, formata da qualcuno, in cui l'idea di giustizia non è un'idea assoluta che esiste a prescindere. Non è il bianco. E la giustizia è un'idea che ognuno ha, anche non esiste un'idea assoluta di giustizia. È difficile il concetto. Sì, credo che ci siano delle cose un altro cioè, oggettivamente sì. Giuste, non cioè, soggettivamente. Dove mangiare una persona assolutamente giusta. Non è vero, questo qua è, lo dico da professionista del settore, di diritto, se tu vai in certe la differenza tra i te e di sopprimere i violati perché siamo i troppi. In certe altre invece è l'opposto. Molto semplicemente, se... Prendeteci partecipi. Aspetta, aspettate perché... E non faccio male. No, va benissimo, però bisogna rendere la voce, rendere pubblico... Eccesso colposo di mezzi... È un reato. Colposo, ma questo che si opinione? E idea, che differenza è tra l'idea e l'opinione? Cioè, l'idea di Platone, una è soggettiva, no, l'idea di assoluta, come teniamo di allora, è chiaro che queste sono categorie che appartengono a Platone. Allora, per Platone l'opinione è ciò che è comune ad un ciò che è comune rispetto al fatto quotidiano, potremmo dire. L'opinione è la doxa, la doxa, cioè in qualche modo è quello che pratichiamo e quello che pensiamo comunemente nel vivere quotidianamente. Noi ci facciamo delle opinioni, quindi vediamo che certe cose si ripetono sempre allo stesso modo e pensiamo che vadano sempre così, oppure acquisiamo della tradizione dei giudizi che in qualche modo diventano pregiudizi e le facciamo nostre, diventano la nostra opinione. Però secondo Platone, ecco, la doxa che esiste, che c'è, che è necessaria, è opinabile, proprio perché noi abbiamo tante idee diverse. Però proprio per combattere un po' quello che dicevano i sofisti e che dicevano l'opinione, tutte le opinioni sono valide, tutto quindi diventa vero, ma allora se tutto è vero, niente è vero, e allora si arrivava poi all'estremo relativismo di Gorgia che diceva nulla è, se tutto è, nulla è, se tutto è possibile vuol dire che niente è possibile, quindi se tutto è praticabile vuol dire che niente è praticabile. Allora, a partire da Socrate c'è invece la ricerca di delimitare ciò che distingue l'opinione e quindi in qualche modo una credenza che può essere falsificata nel momento in cui si rivela contraddittoria, e invece quello che può essere una verità possibile, ovviamente, ma una verità discussa, criticata, che in un certo momento diventa non contraddittoria. Un capisco. Esatto, quindi l'idea potremmo considerarlo, secondo Platone, un punto di riferimento. Quindi l'idea di giustizia è un punto di riferimento, una specie di idea, sì, una verità, un dogma, un valore. Ecco, lui li definiva proprio valori. L'idea per eccellenza era l'idea del bene. Platone immagina una piramide di valori. Alla cima di questa piramide c'è l'idea del bene. E poi ci sono le idee valori, le idee matematiche, ci sono tutte le altre idee possibili, che sono i modelli a cui noi
noi in qualche modo rifacciamo le nostre opinioni, eh? L'opinione del bello, del ciò che è giusto, ciò che è bello, ciò che è preferibile, ciò che è coraggioso, quindi di tutto ciò c'è un'idea, no? Un'idea che diventa quindi il mondo vero, il mondo della verità, e il mondo che invece noi abitiamo è semplicemente il mondo della doxa, cioè dell'opinione, di qualcosa che può essere in qualche modo migliorato, che deve essere migliorato e che ha bisogno proprio dei punti di riferimento. E secondo Platone i punti di riferimento erano le idee. Però, quindi, anche il concetto di bene è un concetto di Platone. Allora, del bene in senso inteso come bene universale è un concetto che Platone sente la necessità di fissare, di definire che cos'è il bene, cioè di vedere qual è la natura del bene, qual è l'essenza del bene, come si può agire bene. Quindi quello che importa a Platone è proprio di dare una definizione dei concetti per toglierli, per salvarli dall'estremo relativismo. Poi possiamo decidere. Arriviamo al concetto di verità. E certo, infatti il mondo delle idee è il mondo della verità, della letzeia. Insomma, fissare delle regole certe, per dire. Però qualsiasi cosa riguarda gli umani è già dopo tutto è deciso. Sì, cercando però, come dire, l'ordine del caos. Sì, le fissa lui in che modo? Diciamo dialogando, cercando di andare all'essenza della questione, cercando di andare proprio al cuore della questione. Ovviamente il tentativo di Platone è veramente quello di superare il relativismo delle opinioni, ma non perché noi non dobbiamo avere opinioni. È chiaro che Platone, come dire, non ha mai dato struttura definitiva al dialogo, a questo dialogo, alla Repubblica, che sono 10 libri, perché la Repubblica doveva... Ma potremmo anche dire che con Platone è la fase filosofica, e con Socrate siamo nella democrazia delle leggi, cioè i rapporti dei cittadini, come vivono, quando lui fa il discorso agli ateniesi. Sì, nel senso... Cioè da una parte di idea, concetto filosofico, poi si passa ad una realtà, la democrazia fatta. Ad un'idea di democrazia che è ovvio non corrisponde alla realtà, né quella che ha preceduto la morte di Socrate, né tantomeno quella della morte di Socrate, né tantomeno quella che è venuta dopo. No, anche perché quando c'era Socrate giudicavano le persone davanti a tutti, c'era il concetto di parlare, a difendersi con la gente. Certo, sì. E questo in qualche modo... Scusa, cioè, che mi passi la sedia. Sì. L'intento di Platone è proprio quello, in una società dove i 30 tiranni dicono che cosa è giusto, la democrazia dice che cosa è giusto, l'intento di Platone è quella veramente di superare le diverse posizioni e di indagare qual è l'essenza della giustizia. Ciò che non può mancare. Sarebbe l'ontologia. E questa è l'ontologia, esattamente. Però si potrebbe dire che le opinioni, la doxa può rimanere... Assolutamente. No, può rimanere nel relativismo, nel senso che, essendo tra di noi, in modo orizzontale rimane relativista. Scusate. Nel momento in cui si va a una parte trascendente, che è l'idea, quindi la lezione, la verità, non c'è più, o perlomeno si dovrebbe levare o ridurre il relativismo, perché non è più tra di noi, ma va a un livello al quale noi non dico che non possiamo arrivare, ma insomma sì, dovrebbe essere a un livello superiore al relativismo, sì, orizzontale. Poi il mito di Er ci spiega proprio che in realtà questo al di là, dove stanno queste idee che lui chiama idee valori, quindi questi punti di riferimento, in realtà in questa altro mondo noi, la nostra anima ci va. La nostra anima ci va addirittura, poi lo leggiamo, addirittura la nostra anima in qualche modo
si sceglie, se avete ricevuto la newsletter, in qualche modo non è il Dio che ti assegna, ma sei tu che scegli. E poi chiaramente quest'anima che cosa fa? Si deve incarnare, quindi deve scendere, deve cadere sul mondo, nel mondo fenomenico, e in qualche modo cominciare la propria vita. E per Platone il fatto che noi in qualche modo abbiamo questi valori risuonanti nella nostra anima è dato dai ricordi che le nostre esperienze in qualche modo vanno a risvegliare. Per Platone noi abbiamo un ricordo della nostra permanenza in questo ipotetico iperuranio, perché nel corso della vita, nel corso dell'esistenza, in realtà noi sentiamo di avere qualche cosa di assolutamente altro e di diverso rispetto alla realtà nella quale viviamo, di cui non capiamo neanche tanto bene l'origine. L'altra volta parlavamo di Eros, no? Questo demone mediatore. È proprio lì che sta l'inghippo, perché grazie ad Eros noi ci trasferiamo e abbandoniamo una realtà fenomenica, cioè una realtà fattuale, e facciamo esperienza di qualcosa di diverso che comunque sta dentro di noi. Perché Eros ci rende atopos, cioè ci rende stranieri a noi stessi. E allora il fatto che Eros, in qualche modo, facendoci andare fuori di testa per amore, ci fa capire che nella nostra dimensione di uomini c'è dell'altro. E questo altro noi ce lo ricordiamo grazie alle esperienze che facciamo. Questo altro lo abbiamo in qualche modo esperito prima che la nostra anima prendesse una concretezza, e ce lo siamo dimenticato. Ecco perché non ne abbiamo conoscenza subito immediata, ma lo vedremo nel mito, le anime in qualche modo bevono le acque del fiume Amelete, che è il fiume dell'oblio, e chiaramente dimenticano di avere scelto il destino che si sono scelti. E allora ecco che la vita per Platone è tutta una scoperta. Ma quindi lui fa un percorso dall'eros all'anima? Sì, cioè è tutto sì, è tutta una... Un animalesco lo fa diventare un po' più assoluto. Sì. È quello spazio intermedio, no? È quello spazio intermedio necessario a legare le due dimensioni, la dimensione reale, concreta, e la dimensione divina. E per legare queste due dimensioni dobbiamo attraversare lo spazio dell'atopia, cioè lo non luogo. Quindi dobbiamo dislocarci sostanzialmente per fare esperienza di quello che è altro, altrimenti non facciamo esperienza di quello spazio del divino, che è veramente non luogo. E allora vedete che, come dire, ogni volta che tocchiamo Platone apriamo delle finestre incredibili, no? Ecco, e allora è molto difficile anche contenere il discorso entro i termini della Repubblica, del mito di Er, eccetera. Leggere un po' banalmente il mito di Er senza riuscire a collocarlo bene in una dimensione un po' di tutto Platone sembra quasi un po' riduttivo. Leggiamo la favoletta, no? Invece in realtà la favoletta è una favoletta bella profonda, no? Bella, che può eventualmente dirci qualcosa di più. E allora, terminando il nostro... Manca un tassello. E il tassello è l'epistemologia, etica, politica, ontologia, e l'ultimo vertice è occupato dalla epistemologia. Che cos'è l'epistemologia? L'epistemologia è la conoscenza, l'episteme, la scienza. Allora è chiaro che la conoscenza di che cosa? Delle idee deve aiutare la mia azione etica, la mia anima, in quale dimensione? Nella dimensione politica. Perché l'unica dimensione in cui si gioca l'essere umano, per Platone, è la dimensione
della polis, cioè nella relazione con gli altri, nella convivenza. Non si può essere uomini senza esserlo con gli altri. E quindi la relazione è una relazione che continuamente è implicata, anche nel momento in cui viene negata. Anche nel momento in cui io mi tiro fuori dalla polis, e di fatto Platone ha deciso, sperimentato più volte a Siracusa, la possibilità di fare del tiranno di Siracusa un filosofo. Ha cercato lui stesso, ma ha visto che... Allora lui si è chiamato fuori, no, dalla dimensione politica attiva, ma capite bene che non si può essere consapevole della propria anima senza essere in una dimensione politica. Prego? Irrazionale. Certo, e anche quell'aspetto irrazionale della mia anima in una dimensione politica, certo. Perché è la relazione con l'altro che chiaramente... facilita il riconoscimento di tutti quegli aspetti di me che non potrei chiaramente identificare se non fossi confrontato con l'altro. Ho usato questa parola identificare, no? Perché in realtà noi abbiamo una identità. Idios in greco vuol dire privato. Idios in greco vuol dire privato. Idios. Che poi diventa idiota. il privato, idios, privato, individuale, no? Non solo idiota, ma anche individuale. Allora, l'individuo è effettivamente una persona che ha a che fare con se stesso, ma è idios, è privato nel momento in cui ha a che fare anche con gli altri, inevitabilmente e necessariamente. E allora, questo quadrato in cui sta veramente tutta la impalcatura, tutta la struttura della Repubblica, ma anche possiamo vederci anche veramente tutta la struttura della filosofia di Platone, che si gioca tra etica, politica, epistemologia e ontologia. Non si può avere senza conoscenza, non c'è conoscenza di sé. Senza le idee e valori non ci può essere politica. Quindi se noi incrociamo, possiamo chiaramente anche incrociare, quindi è una relazione dialettica, e quindi infatti la scienza per eccellenza per Platone era la dialettica, cioè la capacità di mettere in relazione le idee, cioè gli enti, no? L'aspetto ontologico, le idee e i valori, di mettere in relazione, di farli risuonare chiaramente, di dare poi il frutto per l'agire. Perché è chiaro che poi Platone, come dire, non è tanto interessato alla vita dell'aldilà, ma è interessato alla vita dell'aldiquà, no? È vero che l'anima si incarna in un corpo e il corpo è la prigione dell'anima, ok? E il corpo porta l'anima, lo devia, no? Porta l'anima fuori dalla via, ma è anche vero che è importante la vita dell'aldiquà. Perché? Il mito di Er lo dice, per scegliere sostanzialmente, per scegliere, per essere consapevoli della scelta. Faccio un richiamo a Platone, a Parmenide, scusate. Vi ricordate quando abbiamo letto Parmenide, abbiamo detto per sapere la via della verità, la via della verità, dobbiamo anche passare attraverso altre vie, che sono quella dell'opinione, della doxa, e che sono, ed è anche quella della menzogna, del non essere. Passando attraverso tutte le vie, noi possiamo effettivamente distinguere la via della verità. E allora ci ricolleghiamo al termine aletheia, che verità vuol dire disvelamento. E non possiamo arrivare alla verità se non ci arriviamo attraverso la menzogna, l'errore, che è anche l'errare, errare, e anche chiaramente la via dell'opinione, della doxa, che comunque l'opinione è un'opinione che nasce da un'esperienza, è l'opinione che nasce dal nostro contatto con le cose. E allora la via della verità emerge in controluce, se vogliamo. E allora
Ecco che per Platone, che cos'è, sapere che cos'è la giustizia implica anche identificare che cos'è l'ingiustizia. E infatti il secondo e il terzo libro della Repubblica sono dedicati a che cosa? All'ingiustizia. Cioè, prima di definire l'essenza della giustizia, cerchiamo di capire che cos'è un'ingiustizia, no? Cerchiamo di capire cosa non è, poi andiamo a definire, perché allora non facciamo un procedimento logico, no? Ma andiamo a cadere nella, nel dogma, nella definizione. Invece non è così, non è così. Vedete che tutto continuamente ritorna e ci deve dare la spinta per pensare, ripensare, ricollocarci continuamente. E quindi l'aspetto proprio dialogico, no, dell'opera di Platone implica questo. Quando leggete la critica, l'interpretazione dei dialoghi di Platone, ma è solo una delle tante possibili. L'abbiamo visto, il simposio era una narrazione della narrazione. Quindi stai attento, che quello che ti dico è sì una possibilità, ma ce ne sono altre, leggi bene. E anche la Repubblica ci dice questo, leggi bene, stai attento, continua a pensare. E allora, qui c'è un incrocio, chi ci sta qui in mezzo? La verità. No, la verità dove sta? Al di sopra di tutto. La verità tra etica, politica, epistemologia, cioè la conoscenza e l'ontologia, dove sta la verità? In mezzo. No, nella deontologia. Nell'ontologia, no? Nell'ontologia, se pensiamo alla verità non tanto soggettiva come doxa, ma la pensiamo come, come idea, come verità, come sapere. Qui in mezzo chi ci sta? L'anima sta qua. Ah, è vero, sì. Chi ci sta qui in mezzo? Il destino? No. L'io? L'idea, l'uomo. Noi, cioè l'essere. L'antropologia. Allora, l'uomo, ma quale uomo? Mica tutti. No. Il filosofo. Perché qui in mezzo ci sta il filosofo? Perché qui in mezzo il filosofo. Perché è lui che l'ha detto, è giusto. È il re, no? Perché sta lì il filosofo? Perché è deciso lui. Colui che decide. Per definizione. Perché il filosofo non è il sapiente, ricordate, so di non sapere, perché il filosofo non è il sapiente, sa di non sapere. Il sapiente dove sta? È colui che va alla ricerca. Il sapiente? In quel quadrato lì. Dove lo collocate? L'epistemologia. È colui che sperimenta. L'uomo di Stato, quello che dovrebbe fare le leggi, dove sta? Quello che dovrebbe fare le leggi sta qua, è il filosofo. Allora, dovrebbe il filosofo. Perché pensa la filosofia al potere? Perché però scusa, poi lui ci ha preso una facciata. Proprio si è schiantato contro i muri, è andata a Siracusa per fare questo, ci ha dato tre volte per fare il filosofo, la seconda l'hanno legato, hanno venduto come schiavo, non poteva fare altro che lo schiavo, non poteva far scendere, certo. No, perché si è fatta aiutare dal giovine fanciullo di 20 anni, drammaturgo, esatto, che l'ha tirato fuori. Il filosofo, perché c'era una questione di Eros poi, sì, sì. Il filosofo ovviamente è colui che incarna, allora il sapere, che però è un sapere che è un incrocio di tutto questo, no? E allora soltanto quel tipo di sapere può stare al potere secondo Platone, la sapienza, l'intuizione, col potere del governo tecnico, sì. E quindi il sapere chiaramente del filosofo, che è un sapere che è il punto d'incontro,
No, non è un sapere che sta tutto di qua, non è un sapere che sta tutto qua, non è un sapere che sta tutto là. È il punto di incontro, no? Della conoscenza con la conoscenza delle idee, con la conoscenza dell'anima e pure con la conoscenza della politica. Perché ogni vertice risuona chiaramente con gli altri. Esattamente come l'etica non può non essere, la mia azione etica non può non fondarsi su valori, così come non può non agire nel contesto della polis e non può neanche non portare alla conoscenza. Il filosofo è davvero l'incrocio, è il punto di incrocio, è il punto di incontro, ma il filosofo è chiaro, lo possiamo fare, dovremmo, no? Platone immaginava che tutti potessero essere aristocraticamente, infatti mi sono fermata, perché aristocraticamente, perché chiaramente Platone, e lo dice bene nella Repubblica, lo dice altre volte, l'idea di uguaglianza, che tutti gli uomini siano uguali, è una fregnaccia. Okay, cioè, qualcuno è più uguale, cioè, però viene dopo un po' Platone. È arrivato 1000 anni dopo, sì, no, non hanno cambiato opinione, poi tant'è che si è ammazzato, sì. Quindi stavamo dicendo non siamo tutti uguali, quindi in un ipotetico stato ideale, ognuno, se conoscesse la sua psiche, quindi se conoscesse quello che sta davvero all'essenza della propria vita, potrebbe riuscire a realizzare se stesso. E realizzare se stesso che cosa significa? Significa per Platone occupare nella polis il posto adeguato. E quindi non desiderare di essere altro rispetto a quello che sia. È un livello di autocoscienza, mica male. Certo che sì. E infatti parliamo di uno stato ideale. Anche perché 2000 anni fa, voglio dire, bello guerrieri, battaglie. Come ora, quindi. In maniera non molto. Solo che non abbiamo più quel quadrato. E non abbiamo più l'occhio. Questo quadrato è interessante. Eh sì, questo quadratino. Questo quadrato sarebbe molto applicato. Questo quadrato. Però a lui stesso sono mancati sia l'etica che la politica. Beh, cioè, quando ci ha provato? Sì, è mancato sicuramente. Lui aveva conoscenza, idee, aveva l'anima, esatto. Gli è mancato l'attuazione politica. Infatti si dice anche che Platone, dal punto di vista proprio del concetto politico, sia anche un utopista, no? Che il suo stato ideale sia un'utopia. Ci sono milioni di interpretazioni sullo stato ideale di Platone, no? C'è chi lo accusa di essere un anticipatore del concetto di totalitarismo, proprio perché aveva immaginato questo stato ideale con ognuno nella sua casellina e stop chiuso. Poi è vero che le classi non sono le classi ideali a cui lui pensava, che sono tre, i regitori di stato, cioè i filosofi, poi i guerrieri, quelli che devono custodire, difendere la polis, e quelli che invece devono lavorare, quindi tutti coloro che sono che però sono importanti, perché se io faccio il regitore di stato e mi occupo di quella roba lì, chi è che mi dà da mangiare? Guardato un formicaio, aveva deciso che esatto, andava bene con la struttura. Quindi c'è anche chi l'ho accusato da questo punto di vista di aver creato una sorta di perfetto, no? Perfetto stato ordinato, organizzato un po' lei, e quindi aver decretato un totalitarismo. Poi invece chi dice di no, perché comunque c'è l'apertura, no? La possibilità di passare non solo da una classe all'altra, ma soprattutto di nascere ciascuno con la propria indole, no? E nascendo ciascuno con la propria indole, di mettere a fuoco l'indole vivendo e poi di in qualche modo appartenere o dedicarsi ad una classe. Però insomma questo ci porta un po' fuori via, però le interpretazioni politiche di quest'opera sono le più diverse, insomma sono diverse in vari momenti della storia del pensiero filosofico. Quello che era interessante era un po' vedere però la risonanza di quanto abbiamo detto
come poi confluisce nel mito di Er e nel decimo libro. Perché anche il decimo libro è un libro che a tutt'oggi non si sa bene se effettivamente sia stato il libro conclusivo della Repubblica o sia stato qualcosa di scritto a sé che poi in qualche modo è stato collocato alla fine di questo dialogo. Perché in effetti il decimo libro è veramente un po' a sé stante rispetto a tutti gli altri nove. Si chiude con questo bellissimo mito escatologico e si apre invece con la critica all'arte, in particolare la critica ai poeti. Che è assurdo che Platone critichi gli scrittori e i poeti quando lui stesso per primo è uno scrittore sopraffino. Ma perché lo fa? Perché chiaramente dice non prendete mai sul serio quello che viene detto. Tanto la parola. Sì, tanto l'arte, che sia un'arte pittorica, la parola scritta, un poema, è sempre qualcosa che è una copia del mondo di questo mondo qua. Quindi è una copia, addirittura di una copia, perché quando l'artista si ispira al mondo che vede. Non si ispira al mondo delle idee, il mondo che vede è certo che è la copia, quindi l'opera d'arte diventa una copia di una copia, quindi in maniera molto dispregiativa non credetegli, non ha valore, non vale niente. Poi, caspita, è il primo a dire che insomma non può tanto mettere da parte Apollo, no? Apollo che è l'ispiratore, le muse sono sempre presenti dappertutto nei suoi miti, quindi in realtà non gli crediamo poi così tanto. Ma tutto questo anche lì sembra quasi una sorta di gioco, di gioco a rimbalzo, no? Ti dico che di non credere ai poeti che ti raccontano delle cose false e poi però ti chiudo questo dialogo sulla politica che mi sta molto a cuore, la politica che poi c'è dentro tutto, l'ontologia, l'etica, l'epistemologia, la relazione tra sapere e potere, te lo chiudo con un mito. Più contraddizione di così, che cosa vogliamo? No? Mi sembra che sia abbastanza potente come immagine questa, no? Critico l'arte e ti chiudo con un mito. Io che non so, che so di non sapere. Io che so di non sapere. Chiudo con un mito. Quindi questo mito di Er ci spalanca proprio su quello che è la relazione tra etica, politica e soprattutto su quello che è la psiche. Ora ce lo leggiamo, quindi lo Stato è in grande quello che la psiche è in picco. Quindi se la giustizia nello Stato è dato dalla armonia delle tre classi che compongono la polis, altrettanto la psiche dovrebbe essere data come armonia delle tre parti, delle parti che compongono la psiche. Andare a vedere lo Stato e capire che cos'è la giustizia nello Stato, quindi in maniera evidente, grande, significa vedere di più nel particolare. E quali sono le tre parti della psiche? Le tre parti sono l'anima, la parte razionale, la parte invece irrazionale, che lui chiama parte concupiscibile o irrazionale, e la parte poi... la parte emotiva, e poi c'è la parte, diciamo, sensibile, che è la parte vegetativa, cioè quella che in qualche modo è solo per la nascita, insomma la nascita, lo sviluppo biologico. Quindi abbiamo una parte di sviluppo biologico, la parte irrazionale delle emozioni, delle passioni e la parte razionale. Platone insiste molto sulla parte irascibile e la parte razionale, la parte quella che riguarda lo sviluppo biologico interessa meno, ma queste due parti, quindi la psiche, è composta soprattutto dalla parte irascibile e concupiscibile, anche se chiaramente la terza parte dell'anima, nella terza parte dell'anima risiede una virtù che è fondamentale per Platone, soprattutto per costituire lo Stato, che è la virtù della temperanza,
una parola molto desueta, questa della temperanza. Se non siamo temperanti, non andiamo d'accordo. Temperanti per? Temperanti, che cos'è, cosa, come possiamo tradurla la parola temperanza? Pazienza, morigeranza. Sostanza della ricerca. Già. Mi sto cronometrando. No, è per perseguire, non nell'attendere la temperanza. No. Perché poi allora vuol dire la conseguenza che dell'esperienza. Certo, certo. E infatti la temperanza. No, no, scusa, mi sto tirando il polso. No, la temperanza è ciò che ci consente di avere un certo controllo, di avere un certo controllo, equilibrio, ma nei desideri più, nei bisogni più materiali, nei bisogni primari. Quindi ho fame. Aspetta un attimo, perché questa chissà ancora dove mi porta, speriamo che finisca. Speriamo che finisca quando deve finire, ma mi deve portare. Esatto, sì, esatto. Quindi aspettiamo. E quindi la temperanza però, ecco, è fondamentale. Quindi se non siamo, c'è un bellissimo mito di Prometeo e di Epimeteo, no? come si davvero il racconto di come si forma la società degli uomini, no? Che è bellissimo, ci sono questi due che insomma... Uno da tutto agli animali, Epimeteo, Prometeo da tutto agli uomini, però gli uomini non vanno d'accordo. Come mai non vanno d'accordo? Perché gli ha dato la sapienza, gli ha dato il fuoco, gli ha dato l'intelligenza, però non gli ha dato quella virtù che gli permette di andare d'accordo, cioè di ascoltarsi, di frenare i bisogni, di non essere, no? Quella non gliel'ha data, allora deve intervenire Hermes. E anche questo è un altro bellissimo mito, per spiegare appunto come in qualche modo la società debba fondarsi sulla temperanza. E torna Freud comunque. Freud non vuole essere chiamato filosofo, assolutamente. Freud non vuole, però Freud era un appassionato incredibile, non solo del pensiero filosofico antico, ma soprattutto della letteratura greca. Esattamente come Nietzsche, quindi pescano a man bassa. Se avete voglia, a teatro daranno le Troiane. Quest'anno no, c'è il Fausto, non fanno altro di movimento greco, però ecco. Complesso di Edipo. Sì, il complesso di Edipo affonda lì, esatto. Nelle tragedie greche è chiaro che c'è tutta l'esplosione di tutte le passioni umane, no? Quindi. Ecco perché era così importante il teatro nell'epoca, andare a teatro in Grecia, perché lì si riusciva a vedere molto dentro di sé, quindi la rappresentazione diventava una immedesimazione, cosa che Platone peraltro un po' critica, perché dice nel momento in cui io mi immedesimo non sono più io. Esatto, non sono più io e quindi divento un altro, mi falsifico in qualche modo, perdo il controllo di me. No? Potrei essere Medea che uccide i suoi figli per vendicarsi di Giasone, potrei essere, perdo me stessa. E quindi Platone dice la tragedia a teatro è destabilizzante e lo dice proprio in questo libro qua. E allora ecco, però, caspita, più drammaturgo di Platone, l'abbiamo detto l'altra volta, cioè, non c'è nessuno, quindi vedete. Sei molto forte all'attuale filosofia greca. Traduci. Assolutamente sì. Quindi bene, allora interrogarsi sulla giustizia significa anche vedere qual è chiaramente l'armonia. Quindi c'è un diretto collegamento. Quindi vedete che non si può essere cittadini individui se non si è individui nello Stato. Si è sempre comunque individui in relazione ad altri individui e in un contesto inevitabilmente sociale. Aristotele poi definirà l'uomo come l'animale sociale, animale razionale sociale. Bene, a questo punto cioè dovrei zittirmi, ma bene, andiamo a concludere, no? Verso la conclusione della nostra serata, libertà e destini. Ora ci lasciamo veramente un po'
cioè, andiamo proprio nell'onirico, no? Perché chi ha un po' leggiucchiato, se avete avuto un po' di tempo, leggere un po' il mito di Er, si entra proprio in una dimensione altra. Bene. Cominciamo a leggere dalla freccetta. Anzi no, iniziamo dall'inizio, così vi presento Er. Er è figlio di Armenio, originario della Panfilia. Un giorno questi, cioè Er, morì in guerra. Dopo 10 giorni vennero raccolti i cadaveri ormai decomposti, ma il suo corpo fu trovato intatto. Fu portato a casa e quando al 12° giorno stava per venir celebrato il funerale ed egli giaceva sulla pira, resuscitò. E una volta tornato in vita si mise a raccontare ciò che diceva di aver visto nell'aldilà. Disse dunque che una volta uscita dal corpo la sua anima si era messa in cammino insieme con molte altre e che esse erano giunte in un luogo inaudito nel quale si trovano due fenditure della terra contigue tra loro fronteggiate da altre due poste in alto nel cielo. Nello spazio intermedio fra di esse sedevano giudici che, pronunciata la sentenza, ordinavano ai giusti di incamminarsi a destra e in alto attraverso il cielo, dopo aver applicato loro, di fronte, segni indicanti il giudizio ricevuto. Quanto agli ingiusti, li avviavano a sinistra e in basso, e anch'essi recavano sul dorso segni di tutto ciò che avevano commesso. Quando si fu avvicinato a sua volta, gli dissero che avrebbe dovuto farsi messaggero presso gli uomini delle cose dell'aldilà e che lo esortavano ad ascoltare e osservare tutto ciò che accadeva in quel luogo. E lì vedeva le anime che una volta giudicate partivano passando dall'una o dall'altra delle fenditure, quella del cielo e quella della terra. Quanto alle altre due, dall'una le anime risalivano da sottoterra piene di sporcizia e di polvere, dall'altra altre scendevano pure dal cielo. E quelle che via via sopraggiungevano avevano l'aspetto di chi avesse percorso un lungo cammino e avviandosi allegramente verso il prato si accampavano come per una festa. Quelle che si conoscevano si salutavano fra loro con affetto e quelle che venivano dalla terra interrogavano le altre sulle cose di lassù, quelle che venivano dal cielo sulle vicende sotterranee. Si scambiavano i loro racconti, le une con pianti e lamenti nel ricordo di tante e tali sofferenze che avevano patito e visto nel cammino sottoterra. Le altre, invece, che venivano dal cielo, ne narravano le gioie e le visioni di indicibile bellezza. Tagliamo questa parte, quindi più o meno avete... Sembra Virgilio, eh? Quindi capite che l'assurdità, no? Vedete che si apre con una critica pazzesca agli scrittori e poeti, c'è la conesia d'Omero perché ingannano le menti e poi guardate di fronte a che cosa ci pone. Bene, adesso prendiamo quindi, da qua. Ecco, in fondo a pagina 1165, quindi 616b, ci siete? Sì. Ok, quando? Siamo proprio in fondo. L'ultima riga, grazie. Quando per ognuno dei gruppi che stavano nel prato erano passati 7 giorni, all'ottavo dovevano partire di lì e mettersi in cammino per giungere, dopo 4 giorni, in un luogo donde vedevano, estesa dall'alto attraverso il cielo e la terra, una luce dritta come una colonna, assai simile all'arcobaleno, ma più splendente e più pura. Giunsero ad essa dopo un giorno di marcia e la videro, al centro della luce, le estremità dei suoi legami tese dal cielo. Questa luce è infatti il vincolo del cielo e, come fanno le gomene delle triremi, così ne tiene insieme tutto il moto circolare. Da questa estremità si estendeva il fuso di necessità. In greco necessità si dice ananche. A questa parola l'ananche è la necessità, la dea della necessità.
mediante il quale venivano fatte girare tutte le sfere, e il suo fusto e l'uncino erano d'acciaio, il fusaiolo di questo di altri e di altri materiali. Quindi erano d'acciaio, il fusaiolo di questo e di altri materiali. Ci sta raccontando com'è la scena, ovviamente com'è secondo la sua visione onirica, come funziona l'universo. Quindi ci sta in qualche modo, io non sarei in grado di riprodurre un disegnino, ma dobbiamo immaginare nella nostra mente una sorta di fuso centrale con i pianeti circolari che ruotano intorno, e lì in mezzo avviene tutto quanto. Un'immagine semplice. Questa era la natura del fusaiolo. Quanto alla forma, era simile a quello di quaggiù, ma stando al racconto di Er, bisogna pensarlo fatto in modo che un solo grande fusaiolo, cavo e forato da parte a parte, ne fosse inserito un altro, simile ma più piccolo, che gli si adattava come quei vasi che si infilano gli uni dentro gli altri. E così poi un terzo, un quarto e altri quattro. Infatti i fusaioli erano in totale 8, inseriti l'uno dentro l'altro. Ne erano visibili dall'alto i bordi circolari che costituivano la superficie continua di un unico fusaiolo intorno al fusto. Questo si estendeva attraverso, da parte a parte, nel centro dell'ottavo fusaiolo. Il primo fusaiolo, il più esterno, aveva il bordo circolare più largo, secondo per larghezza era quello del sesto, terzo quello del quarto, eccetera, eccetera. Il fuso, andiamo alla fine, 617 B, a metà pagina, più o meno 1169 a metà, il fuso girava sulle ginocchia della necessità di Ananke. Quindi Ananke è presente, la figura di Ananke direi che campeggia nell'immaginario. In alto, sopra ognuno dei suoi cerchi, stava ben salda una sirena, trasportata nel loro moto circolare, che emetteva un solo suono, una sola nota, e tutte, 8 com'erano, si fondevano in un'unica armonia. Quindi questi fusi che girano, questi fusi uno dentro l'altro, girano e in qualche modo emettono un'armonia. Altre 3 figure sedevano in cerchio a uguale distanza, ognuna su un trono. Erano le figlie della necessità, le Moire, bianco vestite e coronate da serpi, Lachesi, Cloto e Atropo. Aggiungevano il loro inno all'armonia delle sirene, Lachesi cantando il passato, Cloto il presente e Atropo il futuro. E Cloto, con il tocco della mano destra, aiutava la rotazione esterna del fuso, interrompendosi di tanto in tanto, mentre Atropo, con la mano sinistra, faceva lo stesso per quelle interne. Lachesi, poi, con l'una e l'altra mano, toccava a turno entrambi i movimenti. Quindi Lachesi il passato, Cloto il presente e Atropo il futuro. Quindi Lachesi è l'anima. E c'è tutte, sì, Lachesi è il passato, quello che è il presente, e poi c'è il futuro che è l'atropo, la fine vita, quando chiaramente il tempo, la fine del tempo, la fine vita. E dunque essi, appena arrivati, quindi ci sono queste anime, sono appena arrivati, dovevano recarsi davanti a Lachesi e un banditore. Quindi un banditore, prima di tutto li aveva ordinatamente schierati, poi presi dalle ginocchia di Lachesi le sorti e i modelli di vita, e salito su un podio elevato, aveva detto: parola della Vergine Lachesi, figlia di necessità, anime effimere, inizia un altro periodo di generazione mortale, foriera di morte. Non sarà un demone a scegliere voi, ma voi sceglierete il demone. Il primo indicato dalla sorte per primo scelga il tipo di vita cui necessariamente sarà vincolato. La virtù non ha padrone e ognuno ne avrà una parte maggiore se le tributerà onore o minore nel caso contrario.
La responsabilità è di chi sceglie. Un Dio non è responsabile. Detto questo, gettò su tutte le sorti e ognuno raccoglieva quella che gli era caduta vicino, salvo lo stesso Er, cui questo non era permesso. Una volta raccoltala, era chiaro a ognuno quale posto nell'ordine gli era toccato. C'erano vite di ogni genere, fra di essi vi erano tiranni di alcune durature, altre distrutte a metà, determinate in povertà e esilio, quindi ci sono tutte le tipologie. Ecco. Andate dove inizia e sta proprio lì. Ci siamo? Quindi questo è venuto il momento di scegliere, ce ne sono di tutti i tipi. E sta proprio lì, a quanto pare, amico mio Glaucone, tutto il rischio per un uomo. E soprattutto per questo occorre prendersi cura che ognuno di noi, trascurando le altre conoscenze, ricerchi ed apprenda questa sola conoscenza, di sapere se si è in grado di apprendere e di trovare chi farà di noi un uomo capace per il suo sapere, di discernere la vita degna da quella malvagia e di scegliere in occasione e ovunque la migliore fra quelle possibili. Si tratta, ragionando comparativamente su tutte le cose di cui ora si è detto, unite fra loro o separate, nel rapporto con la virtù della vita, di sapere che cosa di cattivo o di buono produca la bellezza commista con povertà o ricchezza, e in quale condizione dell'anima ciò avvenga, e quali effetti producono, mescolandosi fra loro, origini nobili ed oscure, vite private e cariche di potere, forza e debolezza, facilità e difficoltà di apprendere, e ogni simile carattere, che sia proprio dell'anima, per natura oppure acquisito, in modo da essere capaci, traendo le conclusioni da tutto questo, di scegliere, avendo di mira la natura dell'anima, fra la vita peggiore e quella migliore, chiamando peggiore quella che le porterà a diventare più ingiusta e migliore quella che la renderà più giusta. A tutto il resto darà l'addio. Così l'uomo può diventare massimamente felice, se impara in qualche modo a distinguere. Potremmo anche fermarci qua. Felicità e giustizia. E fare le nostre considerazioni. Poi se vi volete leggere la fine del mito, però ecco, tutto quello che ci può in qualche modo servire, e adesso vi lascerei la parola, sta lì. Rossella ha fatto già una prima osservazione, cioè felicità e giustizia. Felicità e giustizia. Ma la sirena rappresenta la giustizia. La sirena rappresenta l'armonia. L'armonia. E la necessità, no? Diciamo che rappresenta la giustizia perché secondo la cultura greca c'era la giustizia era una necessità, diciamo, era dettata dalla necessità. Sì. Però compare anche il libero arbitrio in questo caso. Diciamo che Platone ha messo proprio l'accento su una cosa effettivamente molto particolare, perché il mondo antico veramente si fonda sulla nanche, cioè tutto è basato sulla nanche. Sulla necessità, non si può cambiare l'ordine delle cose. Senofane dice sarebbe meglio non essere mai nati. In che senso? Nel senso che una volta che si sta al mondo si è
inevitabilmente sottoposti alla necessità e quindi in qualche modo alla necessità di dover compiere la propria via, che non è altra rispetto a quello che si sta compiendo. Il mondo greco è proprio legato a questo concetto di ananche, di necessità. Qui Platone, attenzione, ci sta dicendo una cosa, forse, mettiamo quel punto interrogativo, forse ci sta dicendo una cosa fuori da quel tipo di necessità, e cioè la necessità è presente, certo che è presente, e la necessità che cosa farà? Legherà il daimon, il demone, all'anima che quel daimon ha scelto, e in qualche modo farà sì che l'anima possa compiere, portare a termine, finché Atropo ha deciso, la propria scelta. Quindi in realtà Platone sta dicendo qualcos'altro. Però lascio, quindi grazie Daniela, perché ha messo effettivamente l'accento sulla necessità, ma anche in questo caso che relazione sta la necessità con la mia capacità di essere liberi. Ma però mi sembra che ci sia, cioè, a me piace molto questo pezzo qui, perché ho avuto un po' anche per fare, ma alza la voce. Mi sembra che la cosa fondamentale sia che ci dà un po' una visione d'insieme, nel senso che tiene insieme due cose. La prima è che non abbiamo una totale possibilità di scelta, ma la abbiamo comunque, perché se, non so se è stato letto questo pezzo, ma dice che le vite per cui puoi scegliere sono sempre di più, cioè l'ultimo non resta con una vita. Sì, l'abbiamo tagliato quel pezzo. Ci sono almeno due. Quindi alla fine vuol dire che in realtà, alla fin fine, se la libertà o quantomeno la scelta è la prima. E quando dice chiaramente che il non Dio non deve scegliere voi, ma voi sceglierete il Dio. Sì, esatto. Poi poco e più dice avanti. Il Dio non è responsabile, responsabili sì. Siete voi. Sì, poco più avanti, è una parte che abbiamo saltato ma che potete rileggere, ve la riassumo. In effetti dice che vengono gettate sul prato una quantità sufficiente per tutti per poter scegliere ciascuna la propria. Poi è ovvio che c'è un ordine di scelta, quindi primo le avrà infatti tutte. La genialità sta nel fatto che mette insieme queste due cose. Poi ci tiene anche a dire Platone, proprio in una delle righe che ci siamo compressi, ma che non abbiamo, dice anche che in realtà stiamo proprio attenti, perché non è detto che chi sceglie per primo scelga meglio, esattamente come non è detto che chi ha meno possibilità di scegliere non sappia scegliere. Quindi in realtà dice non ci dobbiamo preoccupare di essere privati di una possibilità di scelta perché siamo gli ultimi. Gli ultimi anche loro potranno scegliere in relazione a quello che c'è, ma probabilmente faranno una scelta adeguata come i primi se, e abbiamo letto quel pezzo interessante, se che cosa è successo? Se nella vita precedente ci siamo accorti, perlomeno ci siamo consapevoli degli errori che abbiamo fatto. Eh sì, se nella vita precedente abbiamo consapevolezza di quello che abbiamo fatto, soprattutto se abbiamo sbagliato. Eccolo lì, eccolo lì, e di nuovo ritorna. Gli errori. Esatto, cioè è l'errore, è davvero l'errore, ma un errore che non diventa un errore che scivola via, no? Ma l'errore che diventa un errore su cui io mi ci fermo, che io, esatto, di cui io divento consapevole, che lo rendo evidente, ma soprattutto evidente chiaramente. Che l'errore fa male, l'errore. La conoscenza di sapere di discernere la vita degna da quella malvagia. Se uno riesce a distinguere quello, ha quella conoscenza. E avendo quella conoscenza sceglie la vita migliore. Sì. Tanto del fiato. Certo. Non ci dimentichiamo, ho fatto un'osservazione giustissima, cioè che in realtà
l'area in cui nascono queste è un'area di confluenza. C'è anche lì il concetto di passare attraverso. Certo, assolutamente, di passare attraverso e poi il concetto della reincarnazione, sì, chiaro, no? Ma anche il fatto che c'è una visione e una reazione, quindi fai qualcosa, se muovi qualcosa che poi ti torna comunque in giro. Sì, sì. Non rimane un fatto isolato, no? Sì, sì. Oltretutto, banalmente, se mandi a quel paese qualcuno, qualche giorno un giorno ti manderà a quel paese. Cioè, esatto. La libertà che finisce dove inizia la libertà. La predestinazione è un concetto che viene dopo. Una questione esclusivamente cristiana. Oltretutto, continuando a reincarnarsi, basandosi sulle tue esperienze, continuando a reincarnarsi. Aspetta. Sì, vai. Continuando a reincarnarsi, teoricamente, a seconda delle esperienze che tu hai fatto in ogni vita precedente, dovresti andare sempre a migliorare. Sì. Ed arrivare Ecco, però è questa parte anche bellissima che è alla fine del mito, no? Vi avevo parlato. Allora, Luca e il fiume dell'oblio. Luca ha detto una cosa interessante, cioè via via che tu ti reincarni in realtà dovresti andare verso una sorta di miglioramento. Pensa Silvio. Ecco. In realtà non è detto perché chi non ha fatto esperienza dell'errore nella scelta, paradossalmente avendo meno consapevolezza è più facile che scelga qualcosa di cui poi si pentirà. Poi è vero che nel momento della reincarnazione, quello che non accade a Er, che ci sta raccontando questo, ma nel momento della discesa nel mondo fenomenico, c'è il passaggio, come abbiamo detto prima, in questo fiume, le anime oramai già formate, hanno preso forma, no? E per la forma è l'essenza, cioè hanno preso forma nel senso che hanno preso la loro essenza, quindi hanno preso la loro essenza e stanno per manifestarsi, quindi per incarnarsi concretamente nel mondo della doxa, passano attraverso il fiume Amelete, che è il fiume dell'oblio. E allora, qui rimettiamo un po' tutto in discussione, no? Perché? Perché nel momento in cui noi entriamo nel corpo, è chiaro che l'anima poi deve anche fare i conti con la contingenza. E quindi ritorniamo nel quadrato, no? L'anima ritorna, ritorniamo nel quadrato. Non puoi fare più conto solo è troppo facile fare esperienza così. Ma non vuole essere al di là di questa visione, diciamo, globale, va bene? Visto che è monca, no? Perché manca questo pezzo? Perché la degna conclusione sarebbe che tu migliori sempre. Invece non è così. Non è dato, no? Non è dato. Ma forse non è che vuole essere semplicemente un concetto preciso, perché tu nella tua vita puoi scegliere quotidianamente quello che vuoi fare. Certo che sì. Il messaggio in realtà è questo. Questa qua è la mia teoria personale, che non so quanto valga, ma è l'eros che prima ti mandava, non sapevi bene dove, che adesso diventa un qualche cosa che tu scegli e vuoi. Eh sì, e la scelta viene sempre un po' nell'errare. Questa parola è errare, no? Errare che vuol dire sbagliare, ma anche andare in cerca. È una parola potente, perché in realtà non possiamo scegliere se non abbiamo errato. È bellissima la parola rischio. Qual è il rischio dell'uomo? Cioè, d'altra parte, no? Dobbiamo rischiare, no? Il rischio dobbiamo un po' scommettere, un po' rischiare. Bruno. Per Platone nel mito la scelta non è qua. No. L'hai fatta una volta e dopo è soltanto necessità. Cioè dopo? Nel quotidiano, per Platone non parla del quotidiano, il quotidiano non è più possibilità di scelta. No, però nel momento in cui tu dimentichi la scelta fatta,
fatta, perché tu la conservi, ecco, Platone, e qui ci viene in aiuto Aristotele che è l'allievo di Platone, poi sarà meraviglioso, la prossima serata la dedichiamo ad Aristotele ovviamente, queste pillole qua in giro. Aristotele o qualcos'altro, insomma vediamo, comunque Aristotele, ci sarà una seratina per Aristotele. Ecco, Aristotele che peraltro è veramente discepolo del suo maestro e lo tradirà perché, come dire, ammazza la teoria più potente di Platone, che è il mondo delle idee, no? L'ontologia di cui parlavamo prima. Aristotele ci mette una bella croce sopra, ma in questo momento ci viene in aiuto proprio perché in fondo dice, quando io prima ho detto ci scegliamo, ci diamo forma. In fondo quando Aristotele dice il che cos'è di una cosa, il che cos'è di una cosa è l'essenza di questa cosa, che poi deve in qualche modo anche prendere un'esistenza. Allora, se noi scegliamo la nostra essenza e poi ce la dimentichiamo e in qualche modo cominciamo ad esistere, in realtà tutto il nostro percorso è un percorso di andare a ritrovare quell'antica e precedente scelta che addirittura, Platone non ce lo dice, potrebbe anche essere non data da riacquistare, da ritrovare. Quindi qui Platone apre veramente una fessura potente rispetto al tu scegli di essere qualcuno o qualcosa, scegli la tua essenza, ma non è detto che nel corso della tua vita tu effettivamente riesca a realizzarla. Certo, se la realizzi, Platone ci dice, chiaramente, se la realizzi diventerai felice. Quindi se tu vivrai più la giustizia che l'ingiustizia, quindi se la tua anima sarà un'anima, tra virgolette, sana, e per Platone l'anima sana è l'anima giusta. La malattia dell'anima è l'ingiustizia. E paradossalmente, a differenza di tutte le altre malattie che fanno morire il corpo, l'ingiustizia non fa morire l'anima. L'attacca, come una sorta, ma non la fa morire, non le permette di raggiungere la sua compiutezza, non le permette di ritrovare, di riunirsi, e allora ritorna Eros, no? Di riunirsi con quella scelta fatta nel divino che può effettivamente renderla felice. E allora qui faccio un salto pazzesco e arrivo al romanticismo e arrivo con un pensatore che si chiama Fichte, il quale dice che nascere liberi non vale niente, diventare liberi è cosa divina. E come dire, un po' a conclusione della nostra serata, che come dire, porterei avanti fino all'infinito, ma capisco che il gaster e quindi il gaster deve essere nutrito e soddisfatto, no? Ma ecco, per Fichte, e Fichte in qualche modo è un filosofo romantico, nel romanticismo la filosofia viene definita come idealismo, perché riprende un po' questo aspetto potente del pensiero di Platone, che è proprio, lo ritroviamo bene nel mito di Er, ma il mito di Er non è il mito della salvezza dell'anima, il mito di Er, come dire, è un modo per riuscire a fare il focus su quello che è la necessità tutti i giorni di scegliere davvero anche la ripetitività del gesto. Può essere una scelta che anela la libertà se è determinata dalla necessità. Ma quindi in qualche modo la necessità, tu necessariamente della giustizia che potrebbe esulare dalla libertà dell'individuo. Certo, la necessità è chiaro che è quella di arrivare a compiere la tua scelta, ma non è detto che nell'azione, nell'agire, nella polis quotidianamente tu decida di attuare l'ingiustizia e quindi di non essere felice, quindi forse no, c'è un punto che forse meriterebbe di dire, se si può, certo, che è questo: non è detto che tu comunque scelga una vita tra virgolette buona, nel senso, se tu scegli di essere un assassino, come dice mio figlio, un tiranno sanguinoso, certo, ecco, e tu fai una scelta che secondo me, questo vuol dire che la necessità non sta prima della scelta,
o nella scelta, sta nelle conseguenze della scelta. Sì, dopo. Sì. E per infatti, cui se tu scegli male, finisci. Infatti, proprio nel mito di Er c'è questo passaggio per cui loro scelgono e poi, e la Chiesi dice il passato, dice scegliete. Poi vanno da Cloto, il presente, che annoda, fuso, e poi vanno da Atropo, che è futuro, taglia. E poi prima di reincarnarsi, quindi di arrivare alla pianura dell'Ete, di passare attraverso il fiume Amelete, passano dal trono di Ananke. E prima di passare dal trono di Ananke, la stessa Lachesi dà il Daimon. E il Daimon diventa quella sorta di boccina che ti fa, come dire, ti in qualche modo ti conduce ad essere quello che hai scelto di essere. Ma scusa, la libertà dove sta? La libertà un interrogativo. La libertà è a monte, no? La libertà è nella scelta della tua essenza. Nel momento in cui tu ti incarni e questo Daimon in qualche modo diventa il custode, la libertà sta nell'ascoltare o meno il tuo Daimon, perché il mio Daimon mi può dire fai quello, oppure la vocina, no? E io posso anche dire adesso stai zitto e faccio un po' quel che mi pare, cioè, nel senso che in realtà non sta scritto che io debba necessariamente essere guidata dal Daimon e che dica sì al mio Daimon. Ma lui c'è sempre. Cioè la libertà di scegliertelo il tuo demone e anche di cacciarlo. È libera sempre. Ritornando. Non c'è Bruno? Ma mica tanto. In Platone non tanto, però... È andata così, hai scelto a priori, non fai dritto come tutto. Cerca di attenerti. Cerca di attenerti. Non c'è tanta libertà. È una libertà indotta, sì, non però... è una libertà dedotta. Riprendendo sì, il paragone... È indotta la libertà. Eh sì, non è scusa. Non è una... Cioè, non è una libertà proprio che è indotta. La libertà ci può essere... Cos'è quello che succede? Ci può essere nel momento in cui, per esempio, Socrate più volte dice io ho la mia voce, eccetera. E a volte può anche esserci il non ascolto del Daimon. Cioè non è mica detto che tutti noi riusciamo poi ad ascoltare e a renderci conto del nostro Daimon. Cioè è vero che il Daimon ci abita e ci è... ci è vicino, eccetera, no? Ed è verissimo che l'idea dominante del mondo greco è l'ananke, la necessità, e quindi la libertà sta semmai a monte dell'ananke, no? Sta semmai a monte, ma una volta che la scelta è andata, è andata. C'è però lo spazio, in Platone, questo spazio ce lo dobbiamo immaginare, perché? Perché Platone stesso ci dice non siate fedeli, cioè Platone stesso ci dice all'inizio io detesto i poeti, ma chiudo con un mito. E quindi è Platone stesso, no, che ci mette in questione, no, questa contraddizione. È chiaro che ci deve continuamente abitare. E quindi il mondo greco è il mondo della nanche, della necessità. Però c'è questo però. C'è questo però che in Platone in qualche modo è presente in maniera piccola, in maniera marginale, in maniera... e quindi non possiamo abdicare alla responsabilità rispetto alla scelta, che poi sostanzialmente se io conosco la giustizia, il bene e non lo faccio, tanto non posso essere felice. Insomma, lasciamo come sempre. Ritornando sì. Daimon Eros, riprendendo il paragone con Fichte, quel discorso iniziazione alla vita beata, non mi ricordo, però dice che dimmi quello che ami veramente e ti dirò qual è la tua vita. Quindi quello che io amo è la mia vita, sì. E quindi quello che io amo diventa anche la mia libertà, la possibilità di scegliere anche quotidianamente in relazione alla scelta iniziale, cioè quello che amo profondamente. Certo, però deve essere inserito in una polis, comunque. Sì, mi viene anche un altro esempio di un altro pensiero. Infatti perché non è automatico.
l'esempio di un... lo contestualizzi nell'ambito della convivenza, perde la sua valenza. Sì, 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 quello, quello è a fondo, certo, certo. Non deve pensare, pensare solo per te, devi pensare collettivamente. C'era la casa di libertà, tu continuo con esatto, no, ma devi pensare collettivamente, non è solo la soddisfazione del bisogno personale, ma diventa la soddisfazione del bisogno personale. Sì, mi veniva in mente un altro pensatore. No, mi veniva in mente chiaramente un pensatore che è Spinoza, che è un pensatore del Seicento, che anche, anche Spinoza parla, parla di un ordine della natura, un ordine geometrico, addirittura l'etica per Spinoza è un ordine geometrico. E anche per Spinoza c'è qualcosa che è già dato, sullo sfondo del quale noi chiaramente ci, ci muoviamo. E andando più nel, al Novecento, ecco, in questo momento, per, come dire, per far risuonare dentro di noi un po' questa, questa idea, cioè da, da che parte stiamo noi, che cosa pensiamo noi, è chiaro che la, la verità, in questo momento non stiamo discutendo la verità di Platone, ecco, noi stiamo discutendo sulla, sulla libertà e sulla possibilità di effettivamente agire con libero arbitrio in un contesto di relazioni, in un contesto di... ma anche quella di ascoltare quello che è la nostra vera natura. E c'è un pensatore molto, molto interessante che è Henri Bergson, che è un pensatore francese del Novecento e che ha scritto quest'opera, L'evoluzione creatrice, che ci dice... noi siamo, continuamente ci evolviamo, siamo in evoluzione, ma la nostra evoluzione non è un'evoluzione solo tipo biologico, cioè noi siamo un frammento dell'universo che prende una direzione a seconda dei frammenti che incontra e che diviene a seconda dei frammenti che incontra. E nel nostro gesto c'è tutta la creatività possibile. Nel nostro gesto c'è tutta la... come dire, la creatività possibile che è, esatto, che è un inizio, nel nostro, ogni volta, ogni gesto, ogni segno è un inizio al quale noi diamo vita. Per forza di cose, scusa, il nostro libero arbitrio è condizionato inevitabilmente dalle 500.000 azioni che abbiamo fatto l'istante prima, per cui chiaramente modifica, viene modificato ogni istante. In questo momento, se io, anziché essere qua, fossi da un'altra parte, avrei una... tipo di relazione differente con la mia libertà, ovviamente. Certo. E quindi... se sei qua perché hai scelto di certo, sì, 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 ma è una scelta. Ma se sei qua perché hai scelto... potrebbero essere le condizioni. Prego? Non è detto, potrebbero essere le condizioni che l'hanno portato qua. Beh, certo, come dire, un incrocio di... ma è non è conoscendo il caso della macchina... E chiaro che la coscienza è carica del tuo passato, questo non è una scelta, è una scelta però nel momento in cui tu sei ad agire la tua azione è creativa, ma in quel momento tutto questo se non sai dormire, se non sai dormire tutto questo se non sai dormire direi che abbiamo fatto super tardi questa sera, vi ringrazio, ne riparleremo ancora tra l'altro della libertà di scelta, del libero arbitrio, perché ci sarà una serata in cui interverrà il nostro amico Bruno che invece ci presenterà, ecco, metterà, metteremo proprio a confronto e ci teniamo proprio a far risuonare insieme la filosofia antica, Bruno è un fisico, la filosofia antica con questa idea di ananche, ma anche di libertà di scelta che abbiamo fatto un po' risuonare questa sera, con quello che è invece il fondamento scientifico che si occupa di definire o vedere, di indagare che cos'è la libertà, lo spazio della libertà. Quindi ne riparleremo ancora, vi arriveranno le newsletter, eccetera. Ma settimana prossima... non ci vediamo perché l'invito è quello di vederci chi può martedì sera a sentire, che parla della fenomenologia dello spirito di Hegel,
che è un pensatore, è un romantico, quindi è il pilastro dell'idealismo romantico, della filosofia romantica, e parla di un'opera meravigliosa, vi abbandono subito, mi taccio, che è la fenomenologia dello spirito. Io resto a disposizione, ovviamente, se vogliamo dedicare, per chi andrà a sentire questa esposizione, martedì 11 a Palazzo Ducale, sala del Maggior Consiglio, Massimo Cacciari, la fenomenologia dello spirito. Ore 17.45, arrivate un po' prima, 17.45. Io mi metto a disposizione per eventuali chiarimenti sull'opera nel momento in cui dovesse essere... È un'opera meravigliosa, Martedì, quindi andate. Martedì prossimo, l'11 novembre, 17.45.